Maria precipita nell'Oceano Indiano. È senza carburante e ha i motori spenti. I motori sono andati, è finita. Il capitano cerca di fare ciò che nessuno ha mai fatto prima: far ammarare un jet di linea in mezzo all'oceano. Le isole Comore, un esotico paradiso turistico nel cuore dell'Oceano Indiano. Un tranquillo arcipelago famoso per le splendide spiagge e le acque limpide. Ma alla fine del 1996, un arrivo imprevisto turba la pace di queste isole. Un jet sta per ammarare di fronte ai bagnanti allibiti. È un aereo di linea andato completamente fuori rotta. A bordo non ci sono state esplosioni né guasti meccanici, eppure il jet sta finendo dritto nell'oceano. Il volo 961 della Ethiopian Airlines collega Addis Abeba alla Costa d'Avorio. Il capitano è Leul Abate. Ha 42 anni ed è un pilota di provata esperienza. Nella sua carriera ha accumulato più di 11.000 ore di volo. 14.000 kg di carburante. Ok. Il volo 961 farà brevi soste a Nairobi, Brazzaville e Lagos, prima di raggiungere Abidjan, la sua destinazione finale. Il carburante è appena sufficiente per la prima parte del viaggio. A Nairobi è previsto un rifornimento. Con meno carburante l'aereo è più leggero, questo ne migliora l'efficienza. La giornata di lavoro del capitano Abate e del copilota Jonas Mekoria dovrebbe concludersi tra circa 12 ore, con l'atterraggio in Costa d'Avorio. C'era il sole, il cielo era limpido, era tutto perfetto. A bordo ci sono passeggeri di varia nazionalità, in viaggio per turismo o per lavoro. Molti sono etiopi. In classe turistica siede Michael Odenio, un uomo d'affari keniota diretto a Nairobi. Ho cercato in tutti i modi di trovare un posto su quel volo. Chiamavo la compagnia quasi ogni ora. Mi ricordo che attorno alle 23 li ho chiamati di nuovo e mi hanno detto di andare in aeroporto. Avrebbero cercato di trovarmi un posto sull'aereo. Insomma, me la sono proprio cercata. Nella parte anteriore dell'aereo, anche Frank Addol sta per accomodarsi al suo posto. È il console generale americano a Bombay. Assieme a mia moglie Pom, avevamo deciso di partecipare ad un safari in Africa. Volevo volare di giorno perché lo ritenevo più sicuro. Ho scelto la linea aerea etiope perché era una delle uniche due compagnie africane certificate dall'ente dell'aviazione americana. Qualche fila più avanti siede il leggendario giornalista e cameraman Mo Amin, personaggio molto conosciuto in Africa. Nel 1984 Amin documenta il dramma della carestia in Etiopia. Le sue immagini fanno il giro del mondo e danno il via a una catena di solidarietà nei confronti del paese africano. Ai suoi tempi, Amin era il cameraman più famoso e anche uno dei personaggi più originali. Amin è noto perché non si tira mai indietro.
Nella sua carriera ha filmato alcuni dei più violenti conflitti africani. In Etiopia, l'esplosione di una bomba gli è costata la perdita di un braccio. Oggi sta tornando a casa, a Nairobi, al termine di un breve viaggio d'affari. Al momento del decollo sul volo 961 ci sono 175 persone. Il capitano Abate conosce questa tratta come le sue tasche ed ha anche molta dimestichezza con questo aereo. V1. Alla Ethiopian Airlines l'aereo ha preso il soprannome di Zulu. Mentre lo Zulu prende quota, pochi notano la presenza tra i passeggeri di tre giovani etiopi tra i 20 e i 30 anni. L'aereo è diretto a Nairobi, ma i tre uomini hanno altre idee al riguardo. Mentre l'aereo è a 12.000 metri di quota, decidono di entrare in azione. Alle mie spalle ho sentito un rumore. Qualcuno urlava, mi sono girato e ho visto quest'uomo venire avanti e spingere via le hostess. Due uomini correvano su e giù lungo il corridoio urlando. Subito dopo, un altro li ha seguiti in silenzio. Ho pensato, deve essere un dirottamento, sono coordinati. Ci guardavamo senza capire cosa stesse succedendo. Nessuno diceva niente. Ho sentito un rumore e poi hanno spalancato con violenza la porta della cabina. Bam! Tre uomini fanno irruzione, impossessandosi dell'ascia antincendio e dell'estintore. Fuori! Fuori! Davanti c'era un po' di confusione, come se stessero aggredendo i piloti. Gli uomini entrarono urlando, si avventarono sul copilota e lo colpirono, ordinandogli di alzarsi. A bordo siamo in 11. Se non fai quello che ti ordiniamo, faremo esplodere l'aereo. Gli ho detto, non picchiatelo, farò ciò che volete. I passeggeri seduti nella parte anteriore sono preoccupati, ma non hanno idea di cosa stia accadendo. Il capitano Leo Labate affronta i dirottatori da solo. Ma rispetto a molti suoi colleghi, non è nuovo a situazioni del genere. Ha già subito due dirottamenti. Nel primo caso si trattava di un volo interno. Due uomini sono entrati in cabina con una bomba a mano e ci hanno costretto a far rotta su Nairobi. Il secondo episodio accade dopo qualche anno, mentre è ai comandi di un 737. Hanno preso in ostaggio una hostess e sono entrati in cabina. Mi hanno detto che si trattava di un dirottamento e che volevano andare in Svezia. In entrambi i casi tutto è finito bene. Il capitano Abate è riuscito sempre ad atterrare senza problemi. In una regione così instabile dal punto di vista politico, episodi del genere sono all'ordine del giorno. Dal 90 al 96 sono stati dirottati ben 10 aerei etiopi. Ma stavolta la richiesta dei dirottatori è insolita. Portaci in Australia. Cosa? Portaci in Australia. Non abbiamo abbastanza carburante per l'Australia. È troppo lontano, dobbiamo fare prima rifornimento a Nairobi o a Zanzibar. Poi possiamo andare in Australia. Il carburante a bordo è appena sufficiente per 3 ore e mezza di volo. Ma i dirottatori non lo sanno. Pensano che l'autonomia del 767 sia quella indicata sulla rivista di bordo. 11 ore. Ne bastano 10 per l'Australia. 10 ore sono troppe. Qui c'è scritto 11. A bordo non abbiamo tutto quel carburante. Credevano che stessi bluffando. Pensavano che l'aereo potesse arrivare in Australia. Abate è spaventato. A parte lui, nessun altro conosce le richieste dei dirottatori. Se obbedisce, l'aereo precipiterà nell'oceano. Ma se si rifiuta, minacciano di farlo saltare in aria.
Un jet delle linee aeree etiopi è stato dirottato poco dopo il decollo. I dirottatori vogliono essere portati in Australia, ma il carburante basta appena per 3 ore e mezza di volo e un viaggio del genere ne richiede almeno 10. I passeggeri non hanno idea delle richieste degli sconosciuti. Sanno soltanto che si sono impossessati dell'aereo. Le hostess danno da mangiare ai bambini a bordo e continuano a fare del loro meglio. Abbiamo iniziato a chiedere notizie agli steward e loro ci hanno detto che era in corso un dirottamento. Nervosi e incerti, i passeggeri non possono far altro che aspettare. Sembrava che nessuno volesse irritare i dirottatori. Non avevano usato violenza contro i passeggeri, non avevano sparato a nessuno, come avviene in certi casi. Sembravano ignorarci, a patto che ce ne stessimo buoni, per noi era sufficiente. Ecco quanto abbiamo nei serbatoi. Se ne avessimo abbastanza per 11 ore sarebbero 60.000 kg, ma ne carichiamo solo il necessario. I dirottatori non sembrano fidarsi di Abate. Abbiamo una bomba. Esatto. E se non fai quello che diciamo, faremo esplodere questo aereo. Abate sa di non avere scelta. Se si oppone ai dirottatori, potrebbero far saltare l'aereo. Se fa come dicono, resterà senza carburante. L'istinto mi diceva che non c'era nessuna bomba, ma non potevo verificarlo. Uno di loro aveva un'ascia. Era sufficiente a fare dei danni. E se uccidevano, nessuno avrebbe avuto scampo. Voglio parlare ai passeggeri. Dopo circa mezz'ora, i dirottatori hanno parlato all'altoparlante di bordo. Si erano impadroniti dell'aereo e avevano una bomba. Se qualcuno avesse fatto scherzi, l'avrebbero fatta esplodere. L'annuncio viene ripetuto in Anarek, francese e inglese. All'epoca suggerivano di assecondare i dirottatori. Non c'era ancora stato l'11 settembre. In ogni caso non bisognava reagire durante il volo. Non siamo addestrati a combattere. Stavamo facendo quello che di solito bisogna fare in questi casi: restare tranquilli, mantenere la calma e permettere all'aereo di atterrare. Alcuni pensavano che saremmo atterrati in Sudan, che avrebbero avviato delle trattative e che poi ci avrebbero rilasciati. Oppure ci saremmo spostati da qualche altra parte. Ma erano ipotesi. Per anni Clint Van Zandt è stato il principale negoziatore dell'FBI. Quello che rendeva così insolito questo caso era che in precedenza il pilota aveva già subito 2 dirottamenti. In entrambe le circostanze gli era andata bene e probabilmente pensava che se la sarebbe cavata anche questa volta. Sarebbero atterrati e poi ci avrebbero pensato le autorità. Ma il capitano sa che stavolta la situazione è diversa. Questi uomini non vogliono arrivare in qualche capitale africana. Vogliono andare in Australia. Abate sa che se si inoltrano in mare aperto potrebbe essere la fine. Allora decide di chiedere aiuto. Devo chiamare il controllo aereo. Perché? Si chiederanno perché sto cambiando direzione. Digli che ti hanno dirottato e dove siamo diretti. Controllo Addis Abeba. Trovandosi ancora nello spazio aereo etiope, Abate contatta la torre di Addis Abeba. Qui è il volo 961. Abbiamo passeggeri in cabina. Ripeti, 961. Qui 961. Siamo stati dirottati. Dobbiamo far rotta per l'Australia. 961, destinazione Australia, ricevuto. Confermare numero passeggeri. Passeggeri 175. 961, 175 è a bordo. Mentre l'aereo si dirige a sud, Addis Abeba passa il capitano al controllo di Nairobi. Qui Nairobi, Australia prossima destinazione, confermate. Non possiamo arrivare in Australia. Abbiamo carburante solo per 2 ore. Non possiamo arrivare in Australia. Dovremo ammarare.
Nairobi a 961. Confermate che non potete deviare a Mombasa. Non vogliono sentire ragioni. Non abbiamo scelta. Quando esauriremo il carburante tenteremo un ammaraggio. Ma con 2 ore di carburante non ce la farete mai. Perché non potete atterrare a Mombasa? Ok, un attimo. Abate, collega la radio agli altoparlanti della cabina. I dirottatori vi ascoltano, controllo. Ricevuto. Se volete parlargli, parlate ora. Con appena 2 ore di autonomia non raggiungerete la vostra destinazione. E probabilmente sarete costretti ad ammarare. Vi consiglio di atterrare a Mombasa. Parlate. Dirottatori, volo 961. Se avete capito, parlate. Restate in attesa. Vuole parlargli? Ok, dicono che non vogliono parlare. Non vogliono negoziare. È tutto. Confermate di voler ammarare e annegare nell'oceano. Avete una destinazione alternativa? Parlate. Non ho nessuna alternativa. Sono in un vicolo cieco. Adesso basta, non negoziamo. Sono tutte idiozie, basta. Dovevo seguire le loro istruzioni, altrimenti avrebbero fatto saltare l'aereo. Volo 961, qui Nairobi, mi ricevete? Da questo momento in poi le comunicazioni con la torre di controllo si interrompono. È passata un'ora dall'inizio del dirottamento e nessuno sa cosa stia accadendo in cabina. Sul resto dell'aereo, equipaggio e passeggeri cercano di fare buon viso a cattivo gioco. La gente a bordo non faceva che bisbigliare. Quelli che mi stavano seduti accanto cercavano di capire cosa ci sarebbe successo. Pensavamo che saremmo passati da un aeroporto all'altro, che ci sarebbero state delle trattative e che alla fine ci avrebbero rilasciato. Ci dirigevamo a sud. A bordo regnava una tranquillità surreale. Nessuno parlava. Tutti erano assorti nei loro pensieri. I serbatoi si stanno svuotando rapidamente. Abate decide allora di disobbedire ai dirottatori. Invece di dirigersi a est, verso l'Australia, prosegue verso sud. Le principali città africane si affacciano sul mare. Così ho iniziato a seguire la linea costiera. Se qualcosa fosse andato storto, avrei potuto atterrare senza problemi. Ma ai dirottatori basta un'occhiata dal finestrino per rendersi conto di quello che sta accadendo. Vedo ancora terra. Vai a est. Il capitano Abate non ha scelta. Deve fare rotta verso est, dove gli attende l'oceano. Mentre la terraferma si allontana, il pilota mette a punto un nuovo piano. Non avevo le carte a portata di mano, perché erano dal lato del copilota. Così ho usato un atlante tascabile e ho trovato le isole Comore. La loro unica speranza si trova a metà strada, tra l'Africa e il Madagascar. È l'arcipelago delle Comore. Un paradiso turistico dell'Oceano Indiano. Non avevo idea di cosa fosse quel posto. Non avevo mai sentito parlare delle Comore, ma ho tentato la sorte e mi ci sono diretto. Le Comore rappresentano l'ultima possibilità di atterrare sulla terraferma. Siamo rimasti seduti per ore. Ho provato a leggere, ma ero troppo nervoso. Mi chiedevo quanto carburante restava. Di solito quello a bordo è sufficiente per raggiungere uno scalo alternativo, poi restano altri 45 minuti di autonomia. Insomma, doveva bastare per 3 ore di volo e dopo 3 ore mi sono preoccupato. All'improvviso in cabina scatta un allarme. Il suono indica che restano meno di 30 minuti di autonomia. Devo avvisare i passeggeri. Non serve.
Sa cosa gli dirò? Che ormai non posso farci nulla. L'aereo si schianterà. Vuoi morire? Moriremo comunque. Allora ti uccido. Basta parlare. Il capitano decide di tentare il tutto per tutto. A quel punto eravamo in vista dell'isola. Il carburante era quasi finito e ho deciso che non potevamo andare oltre. Così ho iniziato a volteggiare sull'area. Abate deve convincere i dirottatori a lasciarlo atterrare. E deve farlo in fretta, altrimenti il volo 961 precipiterà nell'oceano. L'allarme scatta una seconda volta. Un motore è rimasto completamente a secco e si sta spegnendo. Non rimane più molto tempo. Se un aereo viaggia a velocità di crociera e rimane senza carburante, i motori non si spengono mai contemporaneamente. Uno si spegne sempre un po' prima dell'altro. In questo caso si è spento prima il motore destro. Per prima cosa ho notato che i motori avevano un suono diverso. Uno produceva un rumore molto più profondo. E in effetti era l'unico che funzionava. Seguendo la procedura standard per i casi di emergenza, Abate avvia l'unità di energia ausiliaria. È un generatore che produce energia elettrica supplementare nel caso di un guasto a un motore. Molti passeggeri non si rendono conto della gravità della situazione. Solo il capitano sa che l'aereo è in grave pericolo. A 13.000 metri ho perso un motore. Non potevo più mantenere quella quota. Persa la spinta di uno dei reattori, il 767 rallenta immediatamente. Le ali perdono portanza e non sostengono più l'aereo come prima. Abate deve scendere a una quota dove l'aria è più densa. Questo permetterebbe alle ali di mantenere l'aereo in assetto. L'aereo continua la sua discesa. Nonostante la perdita di un motore e il calo di quota, l'apparecchio può ancora raggiungere le Comore. Se Abate riuscisse a convincere i dirottatori, potrebbe atterrare nell'aeroporto di Moroni, la capitale dell'arcipelago. Perdiamo quota! Se un motore si spegne è inevitabile, che tu lo voglia o no. Solo in cabina il capitano decide di rischiare. Vuole che tutti siano informati della situazione. Parla il pilota. Siamo senza carburante e abbiamo già un motore fuori uso. Tenteremo un atterraggio d'emergenza. Quando il capitano ha spiegato all'altoparlante che l'unica nostra possibilità era un atterraggio d'emergenza, solo a quel punto abbiamo compreso la gravità della situazione. Il capitano chiede anche l'aiuto dei passeggeri. Abbiamo già un motore fuori uso. Vuole che i passeggeri neutralizzino i dirottatori per permettergli di atterrare. Chiedo ai passeggeri di reagire ai dirottatori, grazie. Abate sa che una richiesta del genere è pericolosissima. Mi aspettavo del movimento là dietro, ma dovevo fare qualcosa. Dovevo fare il possibile per non perdere il controllo dell'aereo, per mantenerlo in volo. Dopo l'appello del capitano, i passeggeri sono sempre più confusi. Aveva detto, reagite ai dirottatori. In inglese suonava un po' strano. Forse anche per questo motivo nessuno ha reagito. Doveva essere più esplicito, doveva dire affrontate i dirottatori, ma forse non voleva che loro capissero quello che stava dicendo. Ma uno dei passeggeri capisce perfettamente. Mohamin non si tira indietro nemmeno questa volta. Amin si dirige sul retro, verso la classe turistica. Parliamo di un uomo che aveva passato 20 o 30 anni della sua vita in alcuni dei luoghi più pericolosi del mondo. Era stato picchiato, incarcerato, gli avevano sparato addosso. Era la classica personalità dominante. Quando voleva, sapeva essere molto convincente. Ha fatto finta di andare in bagno, poi è tornato indietro e ha iniziato a parlare ai passeggeri seduti 3 o 4 file più avanti.
Sembrava volerci incitare ad affrontare i dirottatori. Insieme possiamo sopraffarli. Sono solo tre. Su, coraggio! Non sapevamo cosa sarebbe successo né di cosa erano capaci quegli uomini. Avevano minacciato di far saltare l'aereo se avessimo tentato qualcosa. In ogni circostanza bisogna sempre considerare i pro e i contro. Se faccio qualcosa, la situazione migliorerà o peggiorerà? Il mio intervento spingerà il dirottatore a far esplodere quell'ordigno? Posso rischiare la vita di tutte le persone a bordo? Alla fine i passeggeri preferiscono non intervenire. Abate resta l'unico a opporsi ai dirottatori. In cabina i dirottatori cercano di riprendere il controllo dell'aereo per mantenerlo in quota. Sta scendendo! Non è certo colpa mia. Senza volerlo, un dirottatore disinserisce il pilota automatico. L'aereo sobbalza vistosamente. Fermo! Aspetta! Non sto facendo nulla. L'aereo fa tutto da solo. Armeggiava sui comandi. Ha disinserito il pilota automatico. Le provava tutte. È finita. Precipiteremo. Non è possibile! Abate tenta per l'ennesima volta di spiegare la situazione ai dirottatori. Forse stavolta gli permetteranno di atterrare. Questo è a zero. Presto sarà a secco anche questo. Non avrei mai voluto trovarmi in una situazione simile. Pregavo Dio perché mi aiutasse a salvare tutta quella gente. Signore e signori, vi preghiamo di sedervi e di allacciare le cinture. Niente panico. Stavo dicendo, ti amo, cara. Ti ho sempre amato. Mia moglie, invece, che è un'infermiera psichiatrica coi piedi per terra, mi diceva: alzati e prendi la borsa dallo scomparto. Prendi gli occhiali di riserva e mettili in tasca. Prendimi del cibo, questo, questo e quest'altro. Sceglieva con attenzione alimenti che non stimolassero la sete. Mi ha detto: quando finiremo in acqua non serviranno il pranzo. Ora il carburante è davvero finito. Ci farai ammazzare tutti! Siediti! Non potete farmi più nulla. Cosa? Adesso non potete farmi più nulla! Anche l'altro motore si è fermato. Ha smesso di far rumore. Poi ha iniziato a fare caldo. Le luci hanno iniziato a tremolare fino a quando si sono spente del tutto. Ecco, i motori sono spenti. Guarda! Sei contento? Il 767 si è trasformato in un aliante da 100 tonnellate. I serbatoi sono vuoti e Abate non ha più scelta. Deve tentare un ammaraggio d'emergenza. I motori sono spenti. Ecco! Sei contento? Quasi 4 ore dopo il decollo, il volo 961 delle linee aeree etiopi ha esaurito il carburante. I dirottatori si sono impadroniti dell'aereo, costringendo il pilota a volare sull'oceano. La perdita dei motori ha ripercussioni in tutto l'apparecchio. Oltre a tenere in aria l'aereo, i reattori alimentano tutti i sistemi elettrici ed idraulici. Se i motori si fermano, si fermano anche i computer di bordo, il pilota automatico e tutti gli altri strumenti. In questi casi un sistema di riserva permette al pilota di mantenere parzialmente il controllo del velivolo. Si chiama RAT ed è l'ultima risorsa nel caso che i motori vadano fuori uso. Si tratta di una turbina che fuoriesce da una piccola botola. Il flusso d'aria fa ruotare l'elica della turbina, che produce energia sufficiente ad alimentare gli strumenti e i controlli di bordo. Con i sistemi idraulici ed elettrici fuori uso, i comandi sono sempre più pesanti. La turbina non genera energia sufficiente e Abate non può governare i flap necessari a rallentare l'aereo in fase di atterraggio.
Il capitano sarà costretto ad effettuare la manovra ad altissima velocità. Che si trattasse di un atterraggio o di un ammaraggio, dovevo effettuarlo senza energia elettrica. Per volare sull'acqua servono strumenti precisi e non ne funzionava nessuno. Un aereo di linea vola anche a motori spenti. Ogni volta che si abbassa di 1000 metri, percorre 18 chilometri e mezzo. A 6400 metri il 767 può volare per altri 120 chilometri prima di toccare terra. Una volta che i motori sono spenti, il pilota sa che l'aereo scenderà inesorabilmente. A questo punto può scegliere solo dove atterrare. È una situazione molto pericolosa. Pochissimi piloti al mondo l'hanno affrontata. Nel 1983 la stessa cosa accadde a un 767 della Air Canada. Senza carburante, il pilota riuscì ad effettuare un atterraggio d'emergenza in un aeroporto militare abbandonato. Dunque, la cosa è possibile, se le circostanze sono favorevoli. Abate spera di poter atterrare all'aeroporto delle Comore, ma litiga con i dirottatori e perde i suoi riferimenti visivi. Così non riesce più a localizzare la pista. Mi trovavo nelle vicinanze dell'aeroporto. Lo avevo tenuto d'occhio per tutto il tempo. Purtroppo durante la discussione ho perso la posizione e non sapevo più dove mi trovavo. Nel tentativo di ritrovare la pista, Abate perde ulteriormente quota. Ora non è più sicuro di poterci arrivare. Non resta che ammarare. Sapeva che avrebbe dovuto ammarare, doveva portare l'aereo in acqua e non era per niente facile. Non era mai stato addestrato a effettuare un ammaraggio a motori spenti. Un ammaraggio è ancora più pericoloso di un atterraggio di emergenza. Nel caso di un atterraggio d'emergenza sulla terraferma, l'aereo ha una superficie su cui scivolare. Il mare non offre quel tipo di superficie. L'aereo finisce per impattare sull'acqua e poi, a un certo punto, inizia ad andare a fondo. Quando questo avviene, l'aereo tende a fermarsi bruscamente. Ammarare con un 767 presenta enormi difficoltà. Jet come il DC-9 hanno la parte inferiore schiacciata. Al momento dell'impatto rimbalzano sull'acqua, rendendo la manovra più fluida. Sotto il 767, invece, sono collocati i motori, che potrebbero agire come due enormi cucchiai, inchiodandosi alla superficie marina mentre l'aereo viene proiettato in avanti. Le forze contrapposte farebbero a pezzi l'aereo. Dentro faceva sempre più caldo. Abbiamo iniziato a sudare. Senza energia elettrica, probabilmente l'aria condizionata ha smesso di funzionare. A quel punto la gente ha iniziato a urlare, presa dal panico. Alcuni cercavano i giubbotti di salvataggio. Altri pregavano Gesù o Allah. Alcune donne scongiuravano di andare a parlare coi dirottatori, senza capire che non avrebbe fatto alcuna differenza. Non avevamo carburante e stavamo precipitando. Ma in certi casi ti aggrappi solo alla speranza. L'aereo scendeva piuttosto in fretta, oscillando vistosamente. In cabina lottavano per controllare i comandi. Sono io il responsabile. Devo avvisare i passeggeri. Scendi e aumenta la velocità. Non serve più a nulla. Per favore, moriremo tutti. Mantenete la calma. Pronti ad un atterraggio di emergenza. Indossate i giubbotti di salvataggio. Ma non gonfiateli. Forse alcuni passeggeri non sentono le istruzioni oppure decidono di ignorarle e gonfiano i giubbotti. Ho sentito una serie di po-po-po-po-po dalla classe turistica. Presi dal panico, molti avevano gonfiato i giubbotti di salvataggio. Mi sono alzato e ho detto: non gonfiate i giubbotti all'interno dell'aereo.
Nella parte anteriore, Mo Amin fa un ultimo tentativo di trattare con i dirottatori. No, siediti. Mo cercava di dominare ogni situazione in cui si trovava. In questo caso specifico ha provato a parlare ai dirottatori. Ha cercato di farli ragionare. E sono sicuro che ha cercato di convincere gli altri passeggeri ad affrontarli. Ma gli sforzi di Amin sono vani. I dirottatori sono decisi a far schiantare l'aereo. Poi, per la prima volta dall'inizio del volo, il capitano Abate ottiene aiuto. I comandi. Mi serve aiuto. Sono troppo pesanti. Gli ho detto, vi consiglio di sedervi e di allacciare le cinture. Si sono rifiutati. Mai avrei immaginato di essere costretto ad effettuare un ammaraggio. E mai avrei pensato di doverlo fare in mezzo all'oceano a motori spenti. Non avrei mai pensato che mi sarebbe capitata una cosa del genere. Ricordo che negli ultimi istanti ho guardato da entrambi i lati. Riuscivo a vedere l'acqua. Poi ho assunto la posizione per l'atterraggio d'emergenza. Mi sono passate un sacco di cose per la testa. Ho recitato le mie ultime preghiere. Sono cresciuto in una famiglia cristiana e ho pensato, se c'è un al di là, spero di finire dalla parte giusta. All'ultimo momento ho visto la terraferma, ma ci rendevamo conto che pur essendo vicini a terra eravamo sull'acqua. Adoravo quell'aereo. Lo chiamavamo Zulu. Mentalmente mi stavo rivolgendo a lui. Gli dicevo, avanti Zulu, puoi farcela, devi farcela, so che puoi riuscirci. I turisti sulla spiaggia restano senza parole. Una di loro riesce a riprendere l'ammaraggio con una videocamera. L'aereo plana sull'acqua a 370 km orari. Il primo impatto non fu così brusco. Tirai un sospiro di sollievo. L'impatto con l'acqua è stato violento. Ma il secondo è stato come schiantarsi a 50 all'ora. Pensavo che l'aereo non avrebbe tenuto. Al terzo mi sono detto, sono morto. E sono svenuto. Mio Dio! Oh no! L'ammaraggio è stato brusco. L'aereo si è spezzato in tre tronconi. La cabina e la coda si sono staccate e abbiamo iniziato ad affondare. L'acqua entrava dappertutto. I sopravvissuti all'impatto cercano di abbandonare le lamiere dell'aereo. Mentre l'acqua invade l'abitacolo, quelli che hanno gonfiato i giubbotti restano intrappolati. L'acqua li schiaccia contro il soffitto. Quando è in preda al panico, la gente fa le cose più strane, del tutto irrazionali. Con i giubbotti gonfi, nuotare sott'acqua è molto difficile. Molti passeggeri non riescono a uscire dal relitto che sta affondando. L'aereo era allagato. Non ho paura dell'acqua, ho praticato nuoto a livello agonistico. Ma non riuscivo a trovare la fibbia della cintura. Poi ho portato la mano sul ginocchio, l'ho aperta e sono uscito. Ho guardato verso il retro. Potevo vedere della luce e ho deciso di nuotare in quella direzione. Mentre cercavo di uscire, un passeggero che cercava di liberarsi mi ha afferrato alla gamba. Temevo di annegare, ma poi ho deciso di non opporre resistenza. Il passeggero si è liberato e mi ha lasciato andare. Ho proseguito verso il retro dell'aereo e ho raggiunto la superficie. Ero davvero esausto. Ho guardato verso l'alto.
e mi sono detto, forse è il paradiso. Non riuscivo a capire se ero vivo o morto. Urlavo al copilota di uscire da lì, ma non c'era più. Poi mi sono detto, va bene, ora è meglio levarsi da qui. Ho ripreso i sensi, galleggiavo sull'acqua e mi sono detto, ehi, sono vivo. Ho cercato mia moglie che mi era seduta accanto, ma non c'era più. Ero distrutto. Poi mi sono guardato a sinistra e lei era lì. Si era spostata dall'altra parte. Stavamo galleggiando sull'oceano. Si vedeva qualcosa di simile ad una scogliera disabitata, un'isola tropicale. Era come un film. Mi sono guardato attorno e vedevo tutta questa gente coi giubbotti, i rottami, i seggiolini, i corpi galleggianti. Odenio riesce ad arrivare a un pallet galleggiante che fa parte del carico. Ci monta sopra e attende i soccorsi. L'aereo è andato completamente a pezzi. Intorno a me non vedevo che rottami. In lontananza c'era la coda. Non mi aspettavo che potesse accadere una cosa del genere. Al massimo pensavo che avrei dovuto far evacuare i passeggeri. Abate riesce a salvarsi, ma non sa quanto successo abbia avuto la sua manovra. Non sa se qualche passeggero è sopravvissuto o cosa sia accaduto ai dirottatori. La decisione di ammarare vicino alla costa fa sì che l'aereo non affondi del tutto. Questo si rivela fondamentale per i sopravvissuti allo schianto. Per fortuna l'acqua era piuttosto bassa e molti sono riusciti a salvarsi. Turisti e abitanti accorrono verso i rottami. Un gruppo di subacquei, quasi sfiorati dall'aereo in discesa, partecipa ai soccorsi. Per fortuna, alcuni dottori francesi sono presenti sul posto. Prestano subito le prime cure mediche. Alla fine, delle 175 persone a bordo, ne sopravvivono solo 50. Se non fosse stato per Abate, forse ne sarebbero morte di più. Il capitano è atterrato senza energia e senza poter usare il flap a una velocità di 370 km orari, 100 in più della normale velocità di atterraggio di un 767. Quando il capitano ha preso la decisione di ammarare il più possibile vicino all'isola, ha fatto la cosa migliore. Abate tenta anche di ammorbidire l'impatto. All'ultimo momento fa virare il jet, cercando di restare parallelo alla superficie. Ma non appena l'aereo colpisce l'acqua, sfugge al controllo del pilota. Al momento del contatto, l'ala destra era più bassa e si è infilata in acqua. L'enorme motore del 767 si immerge, facendo ruotare l'aereo. L'aereo doveva ruotare attorno all'ala sinistra. È un sacco di energia da scaricare in pochi istanti. Questo ha causato la rottura della carlinga. L'aereo si è spezzato in 4-5 parti e ci sono state molte vittime. Anche il panico contribuisce a rendere più pesante il bilancio delle vittime. Ignorando le istruzioni di Abate, molti passeggeri hanno gonfiato subito i giubbotti di salvataggio. I giubbotti ti fanno galleggiare, ti spingono verso l'alto. Questo rende più difficile liberarsi dal seggiolino. Quando l'aereo ha affondato, qualcuno aveva ancora la cintura allacciata e sfortunatamente è annegato. Mo Amin perde la vita. Quando l'aereo si schianta, è ancora in piedi e sta parlando ai dirottatori. Probabilmente viene proiettato contro una paratia, morendo all'istante. Anche i dirottatori che si sono rifiutati di sedersi durante l'ammaraggio muoiono nell'impatto. Nei giorni successivi al disastro emergono alcuni particolari sul loro conto. I dirottatori erano soltanto 3 e non 11, come avevano affermato. Ma chi erano questi disperati? E perché avevano dirottato l'aereo? Erano stati incarcerati
e torturati da un governo. Per quanto ne posso sapere, non hanno specificato quale governo. Raccontavano di essere evasi. Dicevano che avrebbero fatto storia. Dicevano di avere amici in Australia e volevano unirsi a loro. Volevano raggiungere il paese, ottenere asilo politico e vivere una vita migliore. Prima dell'11 settembre era piuttosto facile introdursi in cabina di pilotaggio. Se non fai ciò che ti dico, faccio esplodere l'aereo. Nonostante numerosi dirottamenti negli ultimi 20 anni, molte compagnie non hanno reso più sicura la cabina. Vuoi morire? Moriremo comunque. Allora ti uccido. I dirottatori non sono mai stati collegati a gruppi terroristici o a organizzazioni politiche. Questa storia dimostra il pericolo rappresentato da persone che non temono per la loro vita, a prescindere dalle loro motivazioni. Moriremo insieme. Per anni, molti esperti della sicurezza hanno insistito sulla necessità di isolare la cabina di pilotaggio, di impedire a chiunque di entrare da quella porta e prendere il controllo dell'aereo. Ma per varie ragioni, un po' per la riluttanza delle compagnie a spendere il necessario, un po' perché non la considerano una minaccia, questo non era stato mai fatto. È stato fatto solo dopo l'11 settembre. Ora tutti gli aerei di linea che corrono il rischio di essere dirottati sono molto più sicuri. Niente è inevitabile. Nessuno è intoccabile. Può accadere in un caso su un milione, ma può accadere. Sia il capitano Leo Labate, sia il copilota Jonas Mekoria hanno ricevuto vari encomi per il loro comportamento. Gli è stato assegnato anche il premio della Fondazione per la Sicurezza in Volo. Sono contento di essere sopravvissuto e che il mondo abbia capito che cosa ho passato. Nonostante la brutta avventura, sia Abate sia il suo copilota continuano a lavorare per le linee aeree etiopi. Precipita nell'Oceano Indiano. È senza carburante e ha i motori spenti. I motori sono andati. È finita. Il capitano cerca di fare ciò che nessuno ha mai fatto prima. Far ammanare un jet di linea in mezzo all'oceano. Isole Comore, un esotico paradiso turistico nel cuore dell'Oceano Indiano. Un tranquillo arcipelago famoso per le splendide spiagge e le acque limpide. Ma alla fine del 1996, un arrivo imprevisto turba la pace di queste isole. Un jet sta per ammanare di fronte ai bagnanti allibiti. È un aereo di linea andato completamente fuori rotta. A bordo non ci sono state esplosioni né guasti meccanici, eppure il jet sta finendo dritto nell'oceano. Il volo 961 della Ethiopian Airlines collega Addis Abeba alla Costa d'Avorio. Il capitano è Leo Labate,
Ha 42 anni ed è un pilota di provata esperienza. Nella sua carriera ha accumulato più di 11.000 ore di volo. 14.000 kg di carburante. Ok. Il volo 961 farà brevi soste a Nairobi, Brazzaville e Lagos, prima di raggiungere Abidjan, la sua destinazione finale. Il carburante è appena sufficiente per la prima parte del viaggio. A Nairobi è previsto un rifornimento. Con meno carburante l'aereo è più leggero, questo ne migliora l'efficienza. La giornata di lavoro del capitano Abate e del copilota Jonas Mekoria dovrebbe concludersi tra circa 12 ore, con l'atterraggio in Costa d'Avorio. C'era il sole, il cielo era limpido, era tutto perfetto. A bordo ci sono passeggeri di varia nazionalità in viaggio per turismo o per lavoro. Molti sono etiopi. In classe turistica siede Michael Odenio, un uomo d'affari keniota diretto a Nairobi. Ho cercato in tutti i modi di trovare un posto su quel volo. Chiamavo la compagnia quasi ogni ora. Mi ricordo che attorno alle 23 li ho chiamati di nuovo e mi hanno detto di andare in aeroporto. Avrebbero cercato di trovarmi un posto sull'aereo. Insomma, me la sono proprio cercata. Nella parte anteriore dell'aereo, anche Frank Abdul sta per accomodarsi al suo posto. È il console generale americano a Bombay. Assieme a mia moglie Pom, avevamo deciso di partecipare ad un safari in Africa. Volevo volare di giorno perché lo ritenevo più sicuro. Ho scelto la linea aerea etiope perché era una delle uniche due compagnie africane certificate dall'ente dell'aviazione americana. Qualche fila più avanti siede il leggendario giornalista e cameraman Mo Amin, personaggio molto conosciuto in Africa. Nel 1984 Amin documenta il dramma della carestia in Etiopia. Le sue immagini fanno il giro del mondo e danno il via a una catena di solidarietà nei confronti del paese africano. Ai suoi tempi, Amin era il cameraman più famoso e anche uno dei personaggi più originali. Amin è noto perché non si tira mai indietro. Nella sua carriera ha filmato alcuni dei più violenti conflitti africani. In Etiopia, l'esplosione di una bomba gli è costata la perdita di un braccio. Oggi sta tornando a casa, a Nairobi, al termine di un breve viaggio d'affari. Al momento del decollo sul volo 961 ci sono 175 persone. Il capitano Abate conosce questa tratta come le sue tasche ed ha anche molta dimestichezza con questo aereo. V1. Alla Ethiopian Airlines l'aereo ha preso il soprannome di Zulu. Mentre lo Zulu prende quota, pochi notano la presenza tra i passeggeri di tre giovani etiopi tra i 20 e i 30 anni. L'aereo è diretto a Nairobi, ma i tre uomini hanno altre idee al riguardo. Mentre l'aereo è a 12.000 metri di quota, decidono di entrare in azione. Alle mie spalle ho sentito un rumore. Qualcuno urlava, mi sono girato e ho visto quest'uomo venire avanti e spingere via le hostess. Due uomini correvano su e giù lungo il corridoio urlando. Subito dopo, un altro li ha seguiti in silenzio. Ho pensato, deve essere un dirottamento, sono coordinati. Ci guardavamo senza capire cosa stesse succedendo. Nessuno diceva niente. Ho sentito un rumore e poi hanno spalancato con violenza la porta della cabina. Bam! Tre uomini fanno irruzione, impossessandosi dell'ascia antincendio e dell'estintore. Fuori! Fuori! Davanti c'era un po' di confusione, come se stessero aggredendo i piloti.
Gli uomini entrarono urlando. Si avventarono sul copilato e lo colpirono, ordinandogli di alzarsi. A bordo siamo in 11. Se non fai quello che ti ordiniamo, faremo esplodere l'aereo. Gli ho detto, non picchiatelo. Farò ciò che volete. I passeggeri seduti nella parte anteriore sono preoccupati, ma non hanno idea di cosa stia accadendo. Il capitano Leo Labate affronta i dirottatori da solo. Ma rispetto a molti suoi colleghi, non è nuovo a situazioni del genere. Ha già subito due dirottamenti. Nel primo caso si trattava di un volo interno. Due uomini sono entrati in cabina con una bomba a mano e ci hanno costretto a far rotta su Nairobi. Il secondo episodio accade dopo qualche anno, mentre è ai comandi di un 737. Hanno preso in ostaggio una hostess e sono entrati in cabina. Mi hanno detto che si trattava di un dirottamento e che volevano andare in Svezia. In entrambi i casi tutto è finito bene. Il capitano Abate è riuscito sempre ad atterrare senza problemi. In una regione così instabile dal punto di vista politico, episodi del genere sono all'ordine del giorno. Dal 90 al 96 sono stati dirottati ben 10 aerei etiopi. Ma stavolta la richiesta dei dirottatori è insolita. Portaci in Australia. Cosa? Portaci in Australia. Non abbiamo abbastanza carburante per l'Australia. È troppo lontano, dobbiamo fare prima rifornimento a Nairobi o a Zanzibar. Poi possiamo andare in Australia. Il carburante a bordo è appena sufficiente per 3 ore e mezza di volo. Precipita nell'Oceano Indiano. È senza carburante e ha i motori spenti. I motori sono andati, è finita. Il capitano cerca di fare ciò che nessuno ha mai fatto prima: far ammarrare un jet di linea in mezzo all'oceano. Isole Comore, un esotico paradiso turistico nel cuore dell'Oceano Indiano. Un tranquillo arcipelago famoso per le splendide spiagge e le acque limpide. Ma alla fine del 1996, un arrivo imprevisto turba la pace di queste isole. Un jet sta per ammarare di fronte ai bagnanti allibiti. È un aereo di linea andato completamente fuori rotta. A bordo non ci sono state esplosioni né guasti meccanici, eppure il jet sta finendo dritto nell'oceano. Il volo 961 della Ethiopian Airlines collega Addis Abeba alla Costa d'Avorio. Il capitano è Leo Labate. Ha 42 anni ed è un pilota di provata esperienza. Nella sua carriera ha accumulato più di 11.000 ore di volo. 14.000 kg di carburante. Ok. Il volo 961 farà brevi soste a Nairobi, Brazzaville e Lagos, prima di raggiungere Abidjan, la sua destinazione finale. Il carburante è appena sufficiente per la prima parte del viaggio. A Nairobi è previsto un rifornimento.
con meno carburante la Nairobi. Ma i tre uomini hanno altre idee al riguardo. Mentre l'aereo è a 12.000 metri di quota, decidono di entrare in azione. Alle mie spalle ho sentito un rumore. Qualcuno urlava, mi sono girato e ho visto quest'uomo venire avanti e spingere via le hostess. Due uomini correvano su e giù lungo il corridoio urlando. Subito dopo, un altro li ha seguiti in silenzio. Ho pensato, deve essere un dirottamento, sono coordinati. Ci guardavamo senza capire cosa stesse succedendo. Nessuno diceva niente. Ho sentito un rumore e poi hanno spalancato con violenza la porta della cabina. Bam! Tre uomini fanno irruzione, impossessandosi dell'ascia antincendio e dell'estintore. Fuori! Fuori! Davanti c'era un po' di confusione, come se stessero aggredendo i piloti. Gli uomini entrarono urlando, si avventarono sul copilota e lo colpirono, ordinandogli di alzarsi. A bordo siamo in 11. Se non fai quello che ti ordiniamo, faremo esplodere l'aereo. Gli ho detto, non picchiatelo, farò ciò che volete. I passeggeri seduti nella parte anteriore sono preoccupati, ma non hanno idea di cosa stia accadendo. Il capitano Leo Labate affronta i dirottatori da solo. Ma rispetto a molti suoi colleghi, non è nuovo a situazioni del genere. Ha già subito due dirottamenti. Nel primo caso si trattava di un volo interno. Due uomini sono entrati in cabina con una bomba a mano e ci hanno costretto a far rotta su Nairobi. Il secondo episodio accade dopo qualche anno, mentre è ai comandi di un 737. Hanno preso in ostaggio una hostess e sono entrati in cabina. Mi hanno detto che si trattava di un dirottamento e che volevano andare in Svezia. In entrambi i casi tutto è finito bene. Il capitano Abate è riuscito sempre ad atterrare senza problemi. In una regione così instabile dal punto di vista politico, episodi del genere sono all'ordine del giorno. Dal 90 al 96 sono stati dirottati ben 10 aerei etiopi. Ma stavolta la richiesta dei dirottatori è insolita. Portaci in Australia. Cosa? Portaci in Australia. Non abbiamo abbastanza carburante per l'Australia. L'aereo è più leggero, questo ne migliora l'efficienza. La giornata di lavoro del capitano Abate e del copilota Jonas Mekoria dovrebbe concludersi tra circa 12 ore, con l'atterraggio in Costa d'Avorio. C'era il sole, il cielo era limpido, era tutto perfetto. A bordo ci sono passeggeri di varia nazionalità in viaggio per turismo o per lavoro. Molti sono etiopi. In classe turistica siede Michael Odenio, un uomo d'affari keniota diretto a Nairobi. Ho cercato in tutti i modi di trovare un posto su quel volo. Chiamavo la compagnia quasi ogni ora. Mi ricordo che attorno alle 23 li ho chiamati di nuovo e mi hanno detto di andare in aeroporto. Avrebbero cercato di trovarmi un posto sull'aereo. Insomma, me la sono proprio cercata. Nella parte anteriore dell'aereo, anche Frank Addol sta per accomodarsi al suo posto. È il console generale americano a Bombay. Assieme a mia moglie Pom, avevamo deciso di partecipare ad un safari in Africa. Volevo volare di giorno perché lo ritenevo più sicuro. Ho scelto la linea aerea etiope perché era una delle uniche due compagnie africane certificate dall'ente dell'aviazione americana. Qualche fila più avanti siede il leggendario giornalista e cameraman Mo Amin, personaggio molto conosciuto in Africa. Nel 1984 Amin documenta il dramma della carestia in Etiopia. Le sue immagini fanno il giro del mondo e danno il via a una catena di solidarietà nei confronti del paese africano. A
Ai suoi tempi, Amin era il cameraman più famoso e anche uno dei personaggi più originali. Amin è noto perché non si tira mai indietro. Nella sua carriera ha filmato alcuni dei più violenti conflitti africani. In Etiopia, l'esplosione di una bomba gli è costata la perdita di un braccio. Oggi sta tornando a casa, a Nairobi, al termine di un breve viaggio d'affari. Al momento del decollo sul volo 961 ci sono 175 persone. Il capitano Abate conosce questa tratta come le sue tasche ed ha anche molta dimestichezza con questo aereo. V1. Alla Ethiopian Airlines l'aereo ha preso il soprannome di Zulu. Mentre lo Zulu prende quota, pochi notano la presenza tra i passeggeri di tre giovani etiopi tra i 20 e i 30 anni. L'aereo è diretto... Se non avesse fatto scherzi, l'avrebbero fatta esplodere. L'annuncio viene ripetuto in Amharic, francese e inglese. All'epoca suggerivano di assecondare i dirottatori. Non c'era ancora stato l'11 settembre. In ogni caso non bisognava reagire durante il volo. Non siamo addestrati a combattere. Stavamo facendo quello che di solito bisogna fare in questi casi: restare tranquilli, mantenere la calma e permettere all'aereo di atterrare. Alcuni pensavano che saremmo atterrati in Sudan, che avrebbero avviato delle trattative e che poi ci avrebbero rilasciati. Oppure ci saremmo spostati da qualche altra parte. Ma era un'ipotesi. Per anni Clint Van Zandt è stato il principale negoziatore dell'FBI. Quello che rendeva così insolito questo caso era che in precedenza il pilota aveva già subito due dirottamenti. In entrambe le circostanze gli era andata bene e probabilmente pensava che se la sarebbe cavata anche questa volta. Sarebbero atterrati e poi ci avrebbero pensato le autorità. Ma il capitano sa che stavolta la situazione è diversa. Questi uomini non vogliono arrivare in qualche capitale africana, vogliono andare in Australia. Abate sa che se si inoltrano in mare aperto potrebbe essere la fine. Allora decide di chiedere aiuto. Devo chiamare il controllo aereo. Perché? Si chiederanno perché sto cambiando direzione. Digli che ti hanno dirottato e dove siamo diretti. Controllo Addis Abeba. Trovandosi ancora nello spazio aereo etiope, Abate contatta la torre di Addis Abeba. Qui è il volo 961. Abbiamo passeggeri in cabina. Ripeti, 961. Qui 961. Siamo stati dirottati. Dobbiamo far rotta per l'Australia. 961, destinazione Australia, ricevuto. Confermare numero passeggeri. Passeggeri 175. 961, 175 a bordo. Mentre l'aereo si dirige a sud, Addis Abeba passa il capitano al controllo di Nairobi. Qui Nairobi, Australia prossima destinazione, confermate. Non possiamo arrivare in Australia. Abbiamo carburante solo per due ore. Non possiamo arrivare in Australia. Dovremo ammarare. Nairobi a 961. Confermate che non potete deviare a Mombasa. Non vogliono sentire ragioni. Non abbiamo scelta. Quando esauriremo il carburante tenteremo un ammaraggio. È troppo lontano, dobbiamo fare prima rifornimento a Nairobi o a Zanzibar. Poi possiamo andare in Australia. Il carburante a bordo è appena sufficiente per tre ore e mezza di volo. Ma i dirottatori non lo sanno. Pensano che l'autonomia del 767 sia quella indicata sulla rivista di bordo. 11 ore. Ne bastano 10 per l'Australia. 10 ore sono troppe. Qui c'è scritto 11. A bordo non abbiamo tutto quel carburante. Credevano che stessi bluffando. Pensavano che l'aereo potesse arrivare in Australia. Abate è spaventato. A parte lui, nessun altro conosce le richieste dei dirottatori.
Se obbedisce, l'aereo precipiterà nell'oceano. Ma se si rifiuta, minacciano di farlo saltare in aria. Un jet delle linee aeree etiopi è stato dirottato poco dopo il decollo. I dirottatori vogliono essere portati in Australia, ma il carburante basta appena per 3 ore e mezza di volo e un viaggio del genere ne richiede almeno 10. I passeggeri non hanno idea delle richieste degli sconosciuti. Sanno soltanto che si sono impossessati dell'aereo. Le hostess danno da mangiare ai bambini a bordo e continuano a fare del loro meglio. Abbiamo iniziato a chiedere notizie agli steward e loro ci hanno detto che era in corso un dirottamento. Nervosi e incerti, i passeggeri non possono far altro che aspettare. Sembrava che nessuno volesse irritare i dirottatori. Non avevano usato violenza contro i passeggeri, non avevano sparato a nessuno, come avviene in certi casi. Sembravano ignorarci, a patto che ce ne stessimo buoni, per noi era sufficiente. Ecco quanto abbiamo nei serbatoi. Se ne avessimo abbastanza per 11 ore sarebbero 60.000 kg, ma ne carichiamo solo il necessario. I dirottatori non sembrano fidarsi di Abate. Abbiamo una bomba. Esatto. E se non fai quello che diciamo, faremo esplodere questo aereo. Abate sa di non avere scelta. Se si oppone ai dirottatori, potrebbero far saltare l'aereo. Se fa come dicono, resterà senza carburante. L'istinto mi diceva che non c'era nessuna bomba, ma non potevo verificarlo. Uno di loro aveva un'ascia. Era sufficiente a fare dei danni. E se uccidevano, nessuno avrebbe avuto scampo. Voglio parlare ai passeggeri. Dopo circa mezz'ora i dirottatori hanno parlato all'altoparlante di bordo. Si erano impadroniti dell'aereo e avevano una bomba. Se qualcuno